Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Precedentemente avete visto il kit di Ambient Light per universale per qualsiasi macchina della Isudar. Vi ricordo ovviamente che il link in descrizione vi potrebbe tornare utile. E niente, oggi finalmente andremo a montarlo in macchina. Ho già smontato qualche pezzo per fare qualche prova. E non è per niente semplice, sono sincero, soprattutto su questa macchina che è un pochino complicata, magari sulla Mito che poi la conoscevo benissimo, mi sarei trovato sicuramente meglio. Comunque, non mi demoralizzo e proverò quindi a installarlo. Ok ragazzi, vi faccio vedere giusto due cosine prima di continuare con il video, anzi con il montaggio. Dato che sono abbastanza complicate da montare queste strip LED, chiamiamole così, in quanto sono poco flessibili, ovvero sul piano verticale sono belle flessibili, però su quello orizzontale quasi per niente. Ho provato a montarle con la caldo non ci sono riuscito. Adesso ho trovato un metodo gagliardo con il biadesivo. Quindi per il momento ho ricoperto questa parte che andrà a contatto con il cruscotto con il biadesivo. Poi altra piccola cosa che ho fatto: questo restringente che di fabbrica è bianco come quest'altro, l'ho fatto nero, così qualora si vedesse leggermente, almeno se è nero, si nota molto molto meno. Fatto questo, andiamo in macchina e vediamo se riusciamo a montarli. Allora, raga, cercherò di farvi capire come mi sono studiato la sidua per montare tutto. Magari vi faccio vedere intanto qui sul BMW mio. Poi, se voi avete la stessa macchina, potete replicare il lavoro. E se non avete la stessa macchina, comunque potete passare i cavi dove li ho passati io, però ovviamente le fasi di smontaggio saranno diverse, infatti neanche le porterò in questo video perché non hanno senso. Detto questo, allora, prima di tutto mi sono tolto cassetto portaoggetti per accedere meglio a questa parte dove il beamer ha tutte una serie di centraline. Ovviamente mi sono dovuto sganciare tutta la parte della plancia centrale per far passare i cavi da una parte all'altra. Mi sono tolto il battitacco così da poter far passare dei cavi sotto la tappezzeria, cosa che però non ho fatto dall'altra parte perché era troppo complicato e non ho troppo tempo da dedicarci in questo momento, già ne ho perso abbastanza. Comunque, detto ciò, i cavi di questa prima strip LED è questo qui, passa sotto e più avanti lo andremo ad alloggiare tutto lì dentro. L'altro cavo della dashboard è questo qui, che sarebbe nient'altro che il cavo di questa strip LED che ho fatto passare da lì in fondo, passa qui dentro, dovrebbe essere questo, no? Vabbè, uno di questi cavi, eccolo, l'ho imboscato qui, questo cavo, che risbuca lì dietro ed è questo qui. Poi, per quanto riguarda, e così abbiamo terminato la parte della dashboard, poi mi piacerebbe installarne uno anche dall'altra parte, però vedremo. Per quanto riguarda le luci dei pedali, una sta lì sotto, quindi passa lì sopra. E dovrebbe essere questa qui, eccola qua, questa fa un giro in mezzo che poi si va a ricollegare qua sotto, quindi passa qua sotto, passa sotto la moquette e ce la ritroviamo praticamente. Provo a farti vedere da di qua, ecco lì dietro. Poi, fatto questo, ho fatto passare, perché è tutto collegato, un altro cavo che va dentro la plancia di qua e l'ho fatto passare. Vediamo un po' se ci riesco. Dovrebbe essere uno di questi due. Oh, però qui è tutto un macello. Ok, sì, questo qui va a passare qua sotto. Passando qua sotto, poi va a finire su questa lucetta qua.
e così non dà impiccio, neanche si vede, bisogna proprio abbassarsi. Mentre l'altro cavetto, questo qui, l'ho fatto passare da qua sotto, passa tutto qua sotto, sotto la slitta del sedile. Ok, ci ho messo del nastro isolante provvisorio per comunque non far andare in giro il cavo, e poi passerà qui sotto, non so se si vede. Sto andando un pochino alla cieca. Passetto avanti, questo è diciamo la piccola plancia che va dentro al cruscotto nel tunnel centrale, e sto cercando di riutilizzarla questa per inserire questo pulsantino che non è nient'altro che diciamo l'interruttore on off o il change di colore, eccetera, insomma il commander dell'impianto LED. L'ho fatto passare da questo foro qui. Solitamente ci sta questa piastrina che fa passare la luce di quel leddino piccolino, quello lì, che però io non andrò a ricollegare. Quindi ho fatto passare il cavetto per questo foro, l'ho fatto passare dentro il foro che ci sta nel cassettino, così esce il cavetto. Ok, ora rimonto questo. Vado a portare questa qui in macchina, così cominciamo a chiudere un po' il lavoro. Giusto per darvi un aggiornamento, per farvi capire quanto sto a perdere tempo per fare queste cose, e anche il motivo per il quale non riesco a registrare tutto. Cioè, vi dico solo che per passare i cavi da dentro il tunnel centrale e farli sbucare dall'asso, sa una traccia, un cavo per fare il passacavo, cioè quello che si usano per i corrugati di casa, i cantieri, cioè o gli elettricisti, insomma. So fare delle cose allucinanti, perché comunque non so come si smontano le cose su sta macchina, quindi ci impiego il doppio del tempo. Comunque, detto questo, sto passando il cavo del tastino dell'interruttore di LED. Nel frattempo ho collegato già l'accendisigari, anzi l'ex accendisigari, a quello che è il positivo della macchina e il negativo della macchina. Questo andrà ad essere collegato poi al tastino della disattivazione dei controlli di trazione. Continuiamo. Oh, finalmente siamo praticamente addirittura d'arrivo. Ho sistemato tutto, non ci sono più cavi in giro. Ho dato una bella sistemata, visto che comunque sul beamer la parte dietro al cassetto portaoggetti ci sta molto spazio, in quanto ci stanno nei moduli e cavette varie. Quindi ne ho approfittato, ho messo la dashboard, la centralina che controlla tutto, qui dietro. Vi faccio vedere meglio. Ok, ho schiaffato tutti i cavi in fondo, così non danno fastidio. Ho collegato il red, faccio vedere qui dietro, sulla porta del portafusibile. Eccolo qua. Questo qui non è nient'altro che il 12 volt dei LED. Ok, qui possiamo richiudere, molto comodo, così non ho dovuto tagliare nulla. In più quello slot è sotto chiave, quindi si accenderanno solo quando sta sotto chiave. Invece il GND, questo qua, GND, l'ho collegato con una vite al telaio. Ok, questa qui. Quindi è tutto predisposto, è tutto collegato. Se siamo fortunati, si dovrebbe accendere tutto quando giro il quadro. È un po' top. Ok, regà, sto facendo il video poi con un attrezzino nuovo, mi sono comprato il gimbal del telefono. Volevo provare a fare qualche ripresina. Devo dire che è tanta roba. E comunque, il tutto è venuto molto bene. Mi piace veramente tanto. Diciamo, l'unico problema è che ogni tanto si staccano le strip LED, però non ci posso fare niente.
Adesso c'è molta luce, quindi comunque non si vedono benissimo, però l'effetto è veramente tanta roba. Poi con questo carbonio forgiato, raga, che ho messo, parliamone, è veramente bello. E ovviamente ci sono pure quelle sotto i sedili, che comunque sì, sotto i sedili e sotto, diciamo, i piedi, che comunque fanno il loro giochetto. Ok ragazzi, quindi abbiamo visto come montare queste cose, sono veramente fantastiche, vi lascio il link in descrizione con un codice sconto. Ovviamente più avanti arriverà il montaggio delle stesse però sui pannelli, e la cosa figa è che è un sistema completamente autonomo, quindi non devo stare a rismontare nient'altro se non i pannelli. Poi le centraline saranno wireless, bluetooth, non so che cazzo di frequenza utilizzino, e si collegano poi con quella centrale della dashboard, eccetera eccetera. Quindi tanta roba, basterà semplicemente collegarle all'alimentazione degli sportelli. Detto questo, lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto, commentate se avete bisogno, iscrivetevi soprattutto al mio canale YouTube e seguitemi su Instagram. Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.